frittata muffin deliziosi e davvero troppo veloci da preparare per non essere provati almeno una volta. Vediamo subito quali sono gli ingredienti necessari. Avrete bisogno di porro, ricotta, 3 uova, una patata tagliata più fine che potete, della scamorza affumicata, questa va bene anche tagliata a cubetti normali. Per quanto riguarda le spezie, noce moscata, sale, pepe, della paprika e dell'olio, io ne ho usati circa 2 cucchiai. Vediamo subito il procedimento. Ora metterò in una padella antiaderente l'olio con il porro e le patate. Ovviamente aggiungerò anche le spezie, ma soltanto la noce moscata, il sale e il pepe, la paprika tenetela da parte e li faccio cuocere per 10 minuti a fuoco lento medio. Insomma, stateci un attimo dietro, non fate bruciare niente. Ovviamente non lasciatelo bruciare, non aggiungete l'acqua, aggiungete un cucchiaio di olio al massimo in maniera tale che il composto continui a soffriggere e che quindi non vada a bollire, perché se aggiungete l'acqua diventa tutto molto più molliccio e non va bene. Ora ci mettiamo di nuovo al tavolo e prepariamo. Mettiamo le uova in una ciotola e le sbattiamo per bene. Io utilizzo sempre la mia fedele frusta, che non mi delude mai. Io ho utilizzato 3 uova, in realtà in base a quanti muffin volete preparare variate la dose, insomma. Con 3 uova vengono sicuramente 6 muffin, forse anche qualcuno di più, in base anche alla grandezza dello stampo. Ecco qui, andiamo ad aggiungere il porro con le patate . Prendete anche l'olio, anche perché non ne useremo altro, visto che poi lo stampo in silicone non è necessario, e amalgamate. Aggiungiamo anche la scamorza affumicata, che non vuole andarsene dalla ciotola, e anche qui mescoliamo bene. C'è un profumino di scamorza misto al profumo del porro che è buonissimo, ragazzi. Ovviamente non l'ho detto prima, ma se il porro non dovesse piacervi come gusto, potete sostituirlo tranquillamente o con dello scalogno o con della cipolla, insomma andate un po' anche a vostro gusto personale. È arrivato il momento di prendere il nostro stampo per i muffin. Prima di tutto io lo sto già preriscaldando, preriscaldate il forno a 180-200 gradi, in maniera tale che sia ben caldo. Aiutatevi con un cucchiaio e... Ecco, in questo caso io non utilizzo olio sul fondo, eccetera, eccetera, perché semplicemente sono in silicone e non si attacca davvero nulla. Quindi mettete un cucchiaio di impasto per ogni stampino, regolatevi anche in base al condimento che ci avete messo dentro, anche perché questa è una variante che a me piace molto perché è molto saporita. L'unico consiglio che mi sento di darvi è, visto che i muffin, queste frittatine, sono comunque di base molto dolci, state attenti con gli abbinamenti, perché ad esempio la patata dà un gusto dolce, la scamorza invece in questo caso smorza dando appunto un gusto leggermente affumicato. Non riempiteli troppo perché la frittata tende anche a gonfiarsi leggermente, quindi piuttosto aspettate e poi ne infornate un altro, insomma. C'è un porro che scappa. Io forse non ho riempito troppo. Inforniamoli. Questi cuoceranno per circa
10-15 minuti, guardateli, quando l'uovo si sarà leggermente gonfiato e sarà diventato bello dorato, sono pronti. Mentre i nostri muffin sono in forno, noi dedichiamoci a questo particolare frosting. Quindi prendiamo la nostra ricotta e io in questo caso vi avevo detto la paprika, poi pensandoci, visto che questa ricotta è molto dolce, ci aggiungerò anche un pizzico di sale e un pizzichino di pepe. Quindi, prima di tutto prendete la ricotta e aiutandovi con una spatola cercate di ammorbidirla. Vi spiego perché ho scelto questa spezia. Prima di tutto mi sento di consigliarvi di comprare delle spezie buone. Io ad esempio questa paprika la ordino insieme alla curcuma online in un sito e magari vi lascio il link qui sotto perché mi ci sono trovata davvero benissimo, i prezzi sono davvero ottimi, quindi, e il gusto soprattutto è davvero di paprika, perché io prima compravo quelle nei barattolini tipo questo del pepe, però davvero non sapevano di niente e infatti non adoravo particolarmente quelle spezie. La curcuma sì, un pochino aveva il sapore, però la paprika davvero non sapeva di niente. Quasi in questo caso la paprika è molto forte, ma l'ho scelta soprattutto perché è davvero pigmentata. Quindi se avete paprika piuttosto che curcuma, o se volete dello zafferano, se vi piace il gusto, ci sta davvero bene con la frittata. Quindi io aggiungo la mia paprika, prendiamola tutta e mescoliamo. Quindi ora aspettiamo che escano i muffin dal forno e poi andiamo a decorarli. Come avevo precedentemente detto, i muffin sono stati per circa 15 minuti in forno e sono davvero diventati bellissimi. Ve li faccio vedere. Come vedete la superficie è dorata e non si sono neanche appiattiti troppo. Può succedere che ad esempio in base all'impasto che ci mettete non vengano esageratamente grossi, ma che si tendano ad appiattirsi un po'. Ma ora noi li decoreremo con il nostro frosting di ricotta. Allora, prendiamone uno, ci faccio un esempio. Allora, ci mettiamo un po' di frosting. Vedete che carino. Questi secondo me sono un'idea simpatica anche da presentare ad esempio ad un aperitivo o se invitate degli amici a casa, e sono buonissimi anche freddi, anzi secondo me freddi sono ancora più buoni, no, freddi da frigo magari. Quindi tirateli fuori dal forno, lasciateli riposare una decina di minuti, perché più sono caldi meno si riesce a sentire e a godere del gusto. Ora, io lo so che sono bollenti e vi ho appena detto che vanno fatti raffreddare, ma non riesco a resistere e ne voglio assaggiare un pezzo, anche perché non so a che ora vedrete questo video, ma qui è ora di cena. Poi voglio farvi vedere l'interno. Ecco, vedete i vari strati, ci sono le patate, il porro, quindi è ben equilibrato. Dovete stare anche un po' attenti a quello, non esagerate né con uno né con l'altro ingrediente, sennò all'interno saranno pieni o di uno o dell'altro e non va bene. Ma bando alle ciance, assaggiamo. È buonissimo, la nostra cena è pronta. Beh ragazzi, non ci sono parole, è buono e il frosting ci sta benissimo, sono incandescenti, però benissimo, il frosting ci sta proprio bene, perché si sente il retrogusto della paprika, in questo caso io utilizzo la paprika dolce, il pepe gli dà quel gusto in più che esalta proprio anche la ricotta e la ricotta smorza anche il fatto che sia comunque una frittata, perché ad alcuni magari non piacciono le frittate proprio per il sapore di uovo che inevitabilmente si sente. In questo caso con la ricotta
il sapore è tutto mixato, cioè c'è un'esplosione di sapore in bocca, quindi ve li consiglio assolutamente. Poi avete visto, sono troppo facili. Come sempre vi lascio tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Questo giro l'ho detta bene. Di solito vi dico di mettermi i commenti nell'info box. Quindi nell'info box tutti gli ingredienti, sul blog anche il procedimento e come sempre ci sono qui sotto tutti i link. Se vi va e vi fa piacere iscrivetevi al canale così rimarrete aggiornati su tutte le mie nuove ricettine. Vi mando un bacione, buon appetito se state per mangiare e